trovato dalla zia Cri. Cara zia Cri, oggi ci fa una torta salata, una no? torta salata con una ratatouille d'inverno, quindi una tarte tuile. Una cosa così. Di verdura, sì, vedo, un po' di cose, guarda, io non lo so, qua con le ti ho detto che ci siamo lanciati sulla competizione, davvero, quindi questa cosa ci ha scatenato. Oddio, inizio a preoccuparmi. Beh, allora, gli ingredienti per la pasta brisée abbiamo farina integrale, burro, sale e acqua. Per il ripieno abbiamo le verdure, broccoli e cavolfiori romaneschi, zucca, pomodorini, cipolla, scalogno, pan grattato e del primo sale. Quindi invece di una ratatouille noi facciamo una tartatouille. Sì. Ma è una parola che esiste? No, ce la siamo inventata così. Una tartatouille. Ma sai, noi ce la abbiamo sempre questa. Vabbè, d'altronde tutti inventano parole nuove, noi non possiamo inventare la tartatouille. Poi il nome di una torta, insomma, quindi salata. Ma allora, qui preparo la brisée. Mi puoi aiutare? Sì, certo, io sono pronta. Vado a mettere... Dov'è il mio grembiule che l'ho perso di vista? Eccolo là. L'ho lasciato lì perché, sai, con sale io non faccio niente, giustamente, cosa vuoi che faccia? E quindi invece con la zia vengo ad aiutarla un po'. Allora, io perché qui qua siamo a casa. Impasto la brisée partendo dalla farina e dal burro a temperatura ambiente, il sale e l'acqua. Non uso il burro, faccio proprio una brisée più... ma anche perché si fa la brisée senza burro, è un classico. Nel frattempo qui io ho cominciato a scaldare la padella, che tu se mi tagli cipolla e scalogno, ah, proprio mi vuoi bene? Ti do un guanto, No, che guanto? C'erano gli occhiali più che altro, più che il guanto ti servirebbero. No, rivieni. No, ma perché noi glielo facciamo fare a lui? Dai, tu la cipolla. Come la vuoi? A Julienne. Te le posso fare orizzontali? No, come vuoi te, basta. Ma visto che tu sei bravo a tagliare bello sottile, invece non sono capace, taglio sempre dei toccoloni. Bravo. Poi se te piangi non hai il trucco. No, e poi ho gli occhiali. Poi gli occhiali. E voilà, tutta? Tutta. Anche lo scalogno, grazie, sì, molto gentile. Non c'è di che. E dove lo deve mettere? Nella padella? Nella padella che intanto ho acceso. Facciamo una cucinata. No, una cucinata noi tre. Ma sì, dai, fatta, questa è andata. Voilà. Vedi, va che bravo. E voilà. Fatto le scuole. Perché tu dici sempre notte chef, non sei uno chef, però sei bravo a cucinare. Ma lui cucina tantissimo, fa tantissime cose, anche molto goduriose, direi. Un cuoco, mi piace questa parola italiana, un po' desueta. Un po' godurioso. Uno che cucina. Guarda che un grande maestro che è stato maestro per tutti, Marchesi, quando gli dicevano chef, lui diceva no, io sono un cuoco perché io cucino, i maestri sono altri. Ecco, i maestri sono quelli della scuola, secondo me. O il maestro casamento. O il maestro casamento, della musica, insomma. Allora, poi cuoco è una bellissima parola. Sì, voilà. Proprio la manualità. Vai. Il... Guarda come piange. Sì, perfetto, sì, perché puoi ho pensato andare. A un ricordo d'infanzia, così un attimo. Ecco. Allora, la pasta naturalmente si fa riposare. Vuoi un filo d'olio? Ma sì, ci pensi tu? Certo, posso, filo d'olio. Mi piace questa. Ah, questa capito, cosa. Qua, visto che siamo qua noi tre, senti, cosa dobbiamo fare ancora? Allora, bisogna tagliare i pomodorini in quattro. Questo lo posso fare io, e Lorenzo cosa può fare? Tagliare il formaggio a fettine. Il formaggio? Questo qui, il primo sale. Il primo sale, aspetta che il massimo. Guarda. Voilà. Tieni. Grazie, se no giro questo, va? Vabbè, io pomodorini, tu è il primo fettine. Sale, vai. Fettine sottili. Metà il pomodoro? Sì, sufficiente metà. Allora, questa è la pasta riposata, è diventata leggermente più scura. Una parte la tengo indietro perché sarà una torta chiusa. Ecco qua. Questa torta poi è perfetta per vedere The Voice domani sera, direi, no? Perché uno si siede lì con la sua fetta e intanto vede, perché non è che può alzarsi dal divano, a meno che non abbia, come dire, il televisore in cucina. Sì, oppure posso... Anche perché è la semifinale, dopo c'è la finale e poi è finito. È buono, Ma tu però, scusa, mi assaggi già? Eh beh, per forza, bisogna assaggiare. L'ha detto Chloe prima, io ascolto quello che dicono i nostri cuochi. Esatto. Allora, pomodorini tagliati. Perfetto. Primo sale tagliato. Facciamo rosolare leggermente scalogno e cipolla. Andiamo ad aggiungere la zucca, che l'abbiamo tagliata. Meno male. Sì, perché anche è abbastanza compatta. Vado? Sì, vai. Aspetto. Sì, tanto non lo vai, perché io l'ho dovuto preparare perché ci serve freddo. Certo. E quindi però facciamo vedere tutto per bene. Tutti i passaggi.
Naturalmente io ho usato questi prodotti di stagione, se invece del cavolo c'è il broccolo va bene ugualmente, oppure anche delle cime di rapa. E il pomodoro? Il pomodoro lo uniamo proprio alla fine perché non ha bisogno di tanta cottura. E anche il primo sale? E il primo sale una volta che andiamo a mettere nella torta. Là. Una tortiera, mi dai un pezzettino di carta per favore? Gli ho messo un filo d'olio invece di usare il pennello, ecco qua. Anch'io uso la carta prima. Togliamo quello in eccesso, un pochettino d'olio. Andiamo. Vai pure con i pomodorini. Ecco qua. Grazie. Però vedi come rimane bella plastica, è un attimino dura, però non si rompe, non si spezza. Togliamo la parte in eccesso. Poi guarda, lì dietro c'è le verdure già pronte raffreddate. Quindi noi vi abbiamo fatto vedere come si fa, però in realtà... Ci vuole una ventina di minuti per riuscire a cucinarle. Facciamo qualche buchetto sul fondo, ecco qua, e andiamo ad alternare strati di verdure e formaggio. Ti metti un po' che io intanto tiro il coperchio, perché questa la facciamo chiusa. Questa è ottima anche... mangiata la devo mettere. No, ecco, guarda, adesso mettiamo un bello strato di formaggio. Ecco qua. Nota le fette molto omogenee tra di loro. Al centro. Se ci stanno tutte, altrimenti certo le teniamo che indietro. Ci stanno tu. Qua non si butta niente, guarda, vedi? Beh, comunque questo, guarda, è un bellissimo contorno. Sì, è vero. Cioè, se non riuscite a metterlo tutto, poi un po' lo mangiate anche fuori, no? Sì. Ecco qua. Basta formaggio o ancora? Allora aspetta un attimo che prendo la misura. Io sono più da casa, no? Non ho il ring esatto. Ma un altro strato di formaggio. Lo metto tutto, sì. Dopo mangi la torta completa. Deve fare un po' cupoletta alta, vedete? E andiamo a coprire con l'altra pasta. Ecco qua. Me la assottiglio un po'. Così. E voilà. Ecco qua. Adesso la inumidisco così poi si attacca meglio. Facciamo in questa maniera. Con l'uovo? Con un uovo sbattuto. Poi eventualmente ci sono altri pezzi che puoi usare. Sì, si possono usare i ritagli per fare delle decorazioni. In questo caso io ho fatto una cosa di questo genere. Al centro... vado a tirare su tutta la parte esterna per chiuderla, come se fosse proprio un pie, no? L'idea della torta più salata chiusa all'interno. Siccome produce abbastanza vapore, al centro faccio un buco, brava, il camino. Ecco qua, ci siamo, con un coltellino, uso questo, se no grazie. Facciamo un buchetto al centro, poi sono andata a segnare... un po' come si fa col pane, perché quando è in cottura rimane un po' segnata. E quanto deve stare questa bella torta di verdura? Avendo tutti i prodotti già all'interno cotti, diciamo che con 30 minuti a 180 gradi è sufficiente. Ci siamo. Naturalmente controlliamo che questa diventa bella croccante. E guardate infatti come diventa, questa è proprio la nostra torta. Guarda che bella anche l'idea di sopra. E poi stasera, domanda fate stasera per farla domani sera e vedere The Voice Senior, no? Guarda, vediamo com'è dentro. Posso farla anche oggi per domani? Sì, si può fare anche il giorno prima, poi si scalda leggermente e si può mangiare così anche senza piattino, con le mani, perché dentro non è eccessivamente bagnata. E questa è la tartatouille della zia Cris! Buon appetito e buona visione! Grazie. Buona visione!